c'è qualcosa di magico, di meraviglioso in certe partite quando hai la fortuna di poterle commentare. Ieri sera io ho avuto la fortuna di commentare la partita tra Milan e Napoli. Sono a Milano, sto tornando a Roma, tra un po' c'ho il treno. Parlare della partita in se stessa mi sembra quasi inutile, nel senso che è stata talmente bella, talmente, come va molto di moda di dire oggi, intensa, talmente apprezzabile sotto tutti i punti di vista, quello tecnico, quello agonistico, quello tattico, quello emotivo, che veramente non vale la pena parlarne. Il Napoli non ha meritato di perdere, avrebbe meritato sicuramente almeno un pareggio per quello che ha fatto vedere. Il Milan ci ha messo tanto sul campo, tanto del suo, con le caratteristiche che in questo momento stanno segnando la stagione rossonera. E sono caratteristiche importanti, caratteristiche di squadra. Io però voglio soffermarmi su quello che è stato l'atteggiamento del pubblico ieri sera a San Siro. Bellissimo, pochi insulti, poche invettive e molto tifo per la propria squadra. Questo durante tutto l'arco della sfida, prima, durante e dopo. E questo non può che inorgoglirmi, così come mi inorgoglisce il fatto che sicuramente una squadra andrà in semifinale, magari anche due, e a quel punto sarebbe aritmetico vederne una Istanbul nell'atto conclusivo della Coppa dei Campioni, tenendo conto di quello che potrà accadere stasera sia in Europa League sia in Conference con Roma, Juventus e Fiorentina. E mi preme parlare dell'atteggiamento degli allenatori nel post partita, molto posato, molto tranquillo, sebbene, ripeto, il tono agonistico della sfida sia stato molto alto durante la partita stessa. E mi hanno colpito, ovviamente, come hanno colpito tutti, immagino, le parole di Luciano Spalletti. Io non entro in questioni che riguardano le curve e gli ultras, perché non mi azzardo, perché semplicemente ho troppo rispetto per il sentimento di certi ragazzi che seguono la loro squadra sempre e comunque. Quando prendono una decisione la fanno evidentemente con molti sacrifici e molto dolore. Però pensiamoci tutti, perché al di là delle parole di Spalletti, il Diego Armando Maradona ha bisogno dei suoi tifosi, con o senza bandiere, senza tamburi, ma solo con la voce le curve del Napoli sanno come spingere la loro squadra. I tifosi del Milan in trasferta sapranno come farsi sentire al Diego Armando Maradona. Mi aspetto un altro meraviglioso spettacolo e mi aspetto che tutti ne possano godere. E godere della soddisfazione di vedere tante squadre negli atti proprio conclusivi delle coppe europee. Non succedeva da molto tempo, finalmente sta ricapitando e questo è un segnale meraviglioso. Per il momento vi saluto qua e l'appuntamento resta fissato per sabato. Diego Armando Maradona, Napoli-Verona di campionato, Radio Cronaca diretta su Radio 1 alle 18. Ci sentiamo, ci vediamo presto.